Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia Racing. Oggi abbiamo chiesto ai professionisti se preferiscono fare 10 km al 5% o 5 km al 10%. Andiamo a sentire cosa hanno risposto. Forse per come sono io 10 al 5, che il 5 è già più una pendenza pedalabile, perché insomma il 10% inizia a essere impegnativa. 5 al 10, tutta la vita. No, non cambia niente, basta che sia da solo con un buon vantaggio. 10 km al 10. No, meglio 5 km al 10. Via, almeno ce lo siamo levati subito. 10 al 5. No, 5 al 10. 5, sono più corti. 10 km al 5. È un calcolo troppo difficile da prima. Nessuno dei due. Meglio 10 km piatti? 5 km al 10. Meglio 10 km al 5% o 5 km al 10? 10 km al 5%. 5 al 10, anche se mi stacco lo stesso. Sempre salita, sempre fatica, Ti dico, 10 km al 5% a ruota si sta anche bene. 5 km al 10% a ruota conta niente. Sempre, forse dai 10 km. 5 al 10. 5 al 10%. 1 km al 0%. 10 km al 5. Buona domanda. Sono brutte tutte e due, dipende come lo prendi. 10 al 5, dai. 10 al 5. Piano, piano e vai lontano. 10 al 5 per me. 5 al 10. Te pareva. Per il tipo di corridore che sono io, meglio 10 km al 5%. Anche se a volte mi piacciono dei strappi brevi, però 5 km al 10% è una ferita da scalatori puri. 10 km al 5. 5 km al 10, almeno finisce prima. 10 km al 5. 10 km al 5, 100%. 10 al 5. 10 km al 5%. 10 km al 5%. Meglio tutta piatta, così nessuno rompe. Non lo so, difficile. 10% di sicuro, sono scalatrice. 5 al 10 va, molto meglio. Rapido indolore. Al 5 al 10. 10 al 5. Sì. 10 km al 5. 5 km 10 km al 5. No, meglio 5 al 10%.